Darling, you send me, I know you. Ciao a tutti! Allora, in questo video vi mostro alcuni acquisti che ho fatto in America durante il mio recente viaggio. Sono stata a New York, Fort Lauderdale in Florida e a Orlando e vi mostro alcune cose che ho preso lì. Allora, iniziamo. Sono stata al parco di Harry Potter a Orlando, quindi c'è un parco di Harry Potter a tema in cui sono stati ricostruiti moltissimi scenari di Harry Potter, tra cui Diagon Alley, Hogsmeade e Hogwarts. È fantastico, vi consiglio, se siete delle fan di Harry Potter, di andare assolutamente perché è bellissimo. E lì ho preso le caramelle tutti i gusti più uno, che devo ancora aprire e provare, e sono praticamente identiche a quelle del film, la scatola è identica, Bertie Bott's Every Flavor Beans. Le proverò e vedremo se sono davvero caramelle tutti i gusti più uno. Poi ho preso una cioccorana che è molto grande per essere una replica di quella del film, un po' più grande, e dentro c'è la cioccorana, davvero di cioccolato, e dovrebbe esserci anche una card, come nel film appunto, che ci sono le carte dei maghi da collezionare. La aprirò a breve. In realtà non ho preso tanto, avrei voluto prendere più cose, ma non c'era abbastanza tempo. Quindi ho preso semplicemente questo eyeliner di Kat Von D, si mette a fuoco, ed è fantastico. Avevo letto su internet appunto recensioni che era un eyeliner buonissimo, e infatti sì, penso sia l'eyeliner migliore che abbia mai provato. Vi faccio vedere la punta, è molto sottile, molto precisa. Però l'eyeliner migliore che abbia mai provato, se vi capita di andare negli Stati Uniti, prendetelo. Poi sono stata in un outlet lì a Orlando in cui c'erano tantissimi negozi, e era fantastico perché erano insomma tutti vicini e c'erano tanti negozi di vari marchi famosi. E sono stata alla Ralph Lauren e ho preso questa. È la linea da tennista, se non sbaglio. Ed è una semplice magliettina a collo alto, bianca e nera, i colori che uso di più quando vesto. E niente, è semplice così, smanicata a collo alto. La trovo molto elegante. Sportiva ma elegante. Poi, sempre nello stesso outlet, preso dalla Tommy Hilfiger questo maglioncino. Bellissimo, è un tipico maglioncino Tommy, è blu con le maniche, una riga bianca nel collo bianco, è sofficissimo, è super bello davvero, blu e bianco. Poi, ultima cosa, ho preso da Victoria's Secret. Devo dire che lì Victoria's Secret sono enormi e sono molto meno costosi di quelli in Europa. Non so se siete state a Londra, forse avete visto com'è il Victoria's Secret di Londra. Ho preso questo profumo che si chiama Coconut Passion ed è fantastico. Io adoro i profumi dolci e questo sa proprio di cocco e vaniglia, è buonissimo. Davvero fantastico, ve lo consiglio se vi piacciono i profumi dolci. E poi questa è la body cream, sempre Coconut Passion. Avevano un'offerta in cui se li prendevi entrambi avevi uno sconto. E ha lo stesso profumo del profumo, e l'odore rimane molto addosso ed è fantastico davvero, molto molto dolce, quindi solo se vi piacciono i profumi dolci. Ultima cosa che ho preso, praticamente camminando lì tantissimo ogni giorno avevo i piedi distrutti perché avevo portato solo delle ballerine perché c'era caldo, quindi i miei piedi erano distrutti. Allora ci siamo appunto fermati all'outlet
alla Adidas e ho preso queste che sarebbero le Adidas Superstar. Bianche, purtroppo c'erano solo bianche, infatti come potete vedere sono già abbastanza sporche. Però devo dire che sono veramente comodissime, ci ho camminato tantissimo con queste, non mi hanno mai fatto male i piedi, sono molto carine comunque. L'unica cosa appunto è che essendo bianche si sporcano facilmente. E questo è tutto, spero che vi sia piaciuto il video, molto breve ma appunto non ho fatto tantissimi acquisti. E ricordatevi di iscrivervi al canale e mettere un mi piace a questo video.